può vaccinare. Esatto. Il dottore senza. Pronto? Allora, questo è un omaggio che ringraziamo il supermercato Conad perché ci ha donato un grosso quantitativo. Ieri abbiamo donato alla casa di riposo un 140, a tutta la casa di riposo. La rimanenza che abbiamo doniamo al reparto pediatria. È stata una grossa collaborazione con l'Ordine di Malta, una piccola rappresentanza perché in causa Covid non possiamo essere tutti presenti. Noi a sua volta ringraziamo voi di questa ospitalità, che ci date questa opportunità di donare ai bambini, alle mamme e neomamme che sono più anche loro molto importante. Quindi non so, lascio la parola poi ai primari se hanno qualcosa in particolare, dottore. Allora intanto ringraziamo l'Ordine di Malta e gli amici che vengono ogni anno a ritrovarci e anche per questo dono che noi lo daremo sicuramente alle nostre signore che hanno appena partorito e ai bimbi che sono ricoverati in pediatria, tenendo conto che noi ci troviamo un po' in difficoltà perché litighiamo quotidianamente con le nostre donne cercando di dirgli sempre di mangiare poco. Poi a fine parto noi gli consegniamo un qualcosa di cioccolata. Oddio, dopo come faremo con la seconda gravidanza? Comunque grazie ancora della vostra presenza e sempre a vostra completa disposizione. Grazie, noi come abbiamo detto già prima ringraziamo il supermercato che ci ha dato e ci dà questa opportunità, il Conad che di Chioggia è molto disponibile, la collaborazione è sempre pronto quando gli diciamo qualcosa e noi a sua volta doniamo, insomma è giusto donare a chi ne ha più bisogno di noi. Noi ringraziamo ancora, se non c'è nessun altro che deve dare. Beh, grazie anche a nome della pediatria, d'accordo, e questo pensiero così alle mamme che hanno anche i bambini ricoverati in questo periodo di quasi festa nonostante il Covid, ecco, un modo per alleggerire un po' il disagio che comunque le famiglie hanno quando i loro piccoli sono ricoverati da noi, con l'augurio di vivere veramente delle feste pasquali più serene per tutti e grazie ancora per questo pensiero. Grazie. Ti fermo un attimo. Allora è plastico questo, ragazzi. No.